Le serve per inserirsela nel culo. Si parte da hot coco, eh? Sì. Ma lei è proprio hot, ricordo Beh, molto. no, mica metti il titolo Hot Coco e metti la miniatura con l'immagine osè di coco. No, se no si aspettano tutti l'effetto furry. Comunque, lei non, ma non rispondo a Domenico senza entrare nel privato e non ho un numero, come farei? Scrivi a Francesca. E ci chiedo della pasta. No, su Instagram. Ma io c'ho tutto di Francesca. Apposta, glielo dice a lei. Ma sì, sto scherzando. Ok, ci siamo. Si vede? Sì, è un po'. Ecco, adesso è inquadrato meglio. Va bene, tu comunque inizia a dirgli dove deve andare a Ah, fare schifo. Vado mi dovevo. sto prendendo un pannolino. Si è Sì, cagato. allora il livello che penso dovremmo fare è Hot Coco, che è praticamente nel rio nascosto nel livello 14. Ah, quindi O è primaria 51, scelga lei. andiamo nell'area 14 prima. Quindi livello 14 Road Crash. Però visto che lì abbiamo fatto tutto, tu entri in quel livello e cerchi il famoso simbolo dell'alieno, il cartello giallo sul lato sinistro della strada. C'è qualcosa riferente all'alieno? Beh, c'è un simbolo e c'è la faccia d'alieno sopra, lo riconoscerai. Eccomi qua. Eccoti qua. Che si mangia? Eccolo là, l'hai superato. Ma come l'ho Era superato? lì, sulla sinistra, dietro. Lei è proprio il coglione. A Ma me non meno serve male fare. che ti ho detto, rimani sulla sinistra. E là, è quello là davanti. Ma A che me non si. fai? Perché carichi? Ma perdi tempo. Ma dove devo A me non. andare? Nella casa, a me non so Mamma mia, devi stare sulla strada dal lato sinistro. A me non so chi Uscire fa. fuori dalla mappa A me non so. senza andartene chissà dove, ma che fai? Là, il cartello lì. Ma Ah, il perché carichi? cartello! Ok. Mamma mia, A me non so chi rientriamo fa più bene. ridere. Non so chi fa più ridere, se è Domenico che sbaglia o Crestefano che fa. Ma è sulla sinistra! È vero. Ok, adesso Quindi arriviamo in quello che secondo me è il livello più bello di Coco. Hanno un po' esagerato con il numero di livelli di Coco con la ah, e se mappa. vedi dietro di te c'è l'uscita del livello che, come puoi vedere, è sbarrata dalle nitro, però stavolta lo sai prima. Ok, ma che devo fare qui? Solo la gemma? Ci Devi fare sono la. la gemma delle casse e c'è la reliquia. Quindi va fatto tutte e due. Sì, prima fai la gemma così ti impari un attimo il livello. Però ricordati che questo livello non è un livello che ha un inizio e una fine, cioè la fine è lì. Quindi diciamo che l'obiettivo è trovare il pulsante che ti distrugge le nitro. Quindi tu cerca di memorizzare il percorso così dopo per la prova a tempo è più facile. Ma è un platino facile questo in realtà. Ed è il mio. Per me è uno dei più difficili. Ma lei interrompe. Secondo me è tra l'altro il livello più carino di Coco, perché non so, mi è sempre piaciuto molto. Poi credo che penso che abbiano un po' esagerato con i livelli di Coco, che sono 4 sulla moto, però comunque a me da piccolo non piacevano, ora sì, ma lei proprio non sa giocare. Non lo prende. Forse hanno esagerato un po' con la quantità perché potevano mettercene qualcuno di più di platform normale, anche con Coco magari, Hanno se recuperato avesse la nel. possibilità. Però Hanno recuperato con l'ira di Cortex.
con l'ira di Cortex hanno fatto di peggio, ancora più livelli con i veicoli. A proposito, credo che Neo li stia usando per generare i tornado. È vero. Boom. Sì, qua le bombe sono un po' difficili da evitare. Eh sì. Specialmente quelle così messe vicino alle casse. Quante casse ha? 70 casse. Nel dubbio premi triangolo ogni volta per controllare quante te ne manca. Per planare. Prendi tanto triangolo. Per librarti mentre sei in volo. È difficile perché potrebbero essere sparsi. Sì. E prima sarà la prova a tempo. Eh no, basta trovare il pulsante. E però poi hai solo 19 secondi tipo per la reliquia di platino. Ah, vedi dov'è? Per tornare. È un tempino un po' strettino. E poi sai com'è, ha un ambiente aperto, quindi non è disposto in un modo lineare, trovi tutte le casse del tempo allineate. Devi capire tu quali sono le casse del tempo che devi prendere subito o lasciarti per la via del ritorno. Diciamo che è un livello da studiare, ma io mi sento bene, aspettate che faccio delle prove audio, aspettate. Ok. Io comunque lo sento bene. Bene, bene. Bene. Quindi sta tutta una serie di casse disposte tutto attorno all'isola, preparati a farti dei giretti. Eh sì, vedo. Ok, ci sentiamo tutti benissimo. Sì. Niente, diciamo che è un livello un po' da studiare, però a me piace molto in realtà. È carino. È bello. Lo scoprì da solo perché... Che cazzo ho sentito? Scusate, sono io. Ma lei proprio fa taz. Sì. Ogni volta che faccio uno starnuto mi viene il taz. Domenico lo fa bene. Benissimo. Fresco al coglione. Al coyote. I Willy. Comunque in Crash 3 non c'è un livello che mi fa schifo. Beh sì, Deep Purple lì, com'è che si chiama? Deep Trouble. Ah. A me piacciono i livelli dove si nuota, almeno sono solo due. Ah, è vero. Ce la sono regolato. Una cosa che avrei voluto vedere di più è il T-Rex che si può cavalcare. Cioè era carino. Ma perché lei è un porco e piace cavalcare. Bravo, bravo. Rido perché pensa a una cosa di Tropea. Qual è la cosa di Tropea? Non la posso dire in diretta, facciamo mala figura. Poi te la racconto se mi ricordi, ma te la sai, se è solo che... Qua devi fare verso il basso, devi... Ah, vabbè, bravo, così. Ricordati che se premi verso il basso vai sott'acqua, è una cosa che io ho scoperto tanto tempo. Stai vedendo la live in ritardo di tipo un minuto e passa, l'ho fatto tipo un minuto fa. Ah, sì? Sì, aggiorna. Aspetta, metti pausa solo per capire quanto sono in ritardo. Ok, mo ci sono. Prendi prima queste casse e poi prendi il checkpoint, per mio consiglio. Ok. Così c'hai tutte queste casse prese, se... Va bene che tu sei il state, però... Dice sempre... Comunque a me fa voglia di giocare ai Crash della Play 1 e di portarli in live. Vabbè, troppo tardi. No. Che vuoi fare? E mi piacerebbe portarli in live i giochi di Crash Bandicoot. E perché non lo fai? Lei è una merda. Perché io non ho i mezzi per registrare. È un computer. E non ce l'ho. Ecco qua, ma... E si è rotto quello fisso bello. Ma perché non lo aggiusta, no? Perché mi ridà lei i soldi. Se me li dà lei, se lo porto domani. Senta, vada... Diciamo...
Vado a fare un lavoretto di 50 euro. Vedi che. Poor shaming. Vedi che lei se lo potrebbe permettere. Che cattiveri. Mi dissocio. È un masnadiero. Comunque a me manca il programma per fare il montaggio video. È Premiere. Ma lei parla sempre di cavalcare, di puntare. Adobe Premiere. Sì, se vuoi te lo do pure io. Ma non è che possibile. Ma certo. C'era un checkpoint che ti manca, paradossalmente. Magari così prendi quello e non ti devi preoccupare. Tu guarda, stava per uscire dal livello per sbaglio. Io poco. Il livello che non possiamo consigliarti perché poi dovremmo cercare online e ci escono i risultati strani. È vero. Ma cosa? Ma ah, perché me l'avevi già detto, era hot choco. Hot choco. Mo devi rientrarci poi e fare la reliquia. Mi sembra giusto. Poi purtroppo Naughty Dog non ha pensato di mettere dei pulsanti aggiuntivi per tornare nei livelli senza rifarsi questa cosa dei passaggi segreti. È vero, ogni volta te lo devi rifare. E farlo così. L'unica volta che hanno fatto una specie di scorciatoia era in Crash 2, però nella versione Insane Trilogy, dove fai il passaggio segreto una volta e dopo puoi andare alla Workroom. Ah sì. Direttamente dalla principale. Sì. E così se devi tornare in un livello non ti devi fare tutto quel tragitto. Tra l'altro adesso non vedo l'ora che finisca qua, perché lui non sa, e non lo voglio spoilerare, non sa niente di Area 51, e lì lo voglio sclerare. Che culo, bravo. Ok. Quindi devi ricordare che c'è il pulsante verde da prendere, dopo potrai fare un bello sprint verso la fine. Ma lo sai dove stai andando? Sì, sì, hai visto che sta già lì il pulsante della nitro. No, no, ho preso la nitro proprio. Sì, è molto facile beccare la nitro lì. Ma se lo dovessi rincontrare... Guarda, già ha superato il platino. Ti sbrighi. Sono una stella, ora sono qua. Domani non si sa. Cazzo sarà. Ma lei è proprio lì e guarda. Sì, non so perché qua hanno messo tante casse che sono molto opzionali in realtà, perché chi è che fa tutte le rampe? Giusto. Di domenica. Un po' per confondere, un po' per permetterti di... Era più a destra. C'erano le due zone di terra... di dritto. Sono una stella, ora sono qua. Mamma che culo che c'ha questo. Ma non so se sinceramente sei preso qualche tempo, in realtà. Vediamo. No. Zaffiro? Sì. Zaffiro. È un po' dura qui, eh. È perché all'andata ci hai messo tanto tempo. È un po' difficile effettivamente. Quindi potresti andare qui forse a... Ma non sarebbe meglio che qua fa ritorno e lui va a sinistra nell'angolino? Sì, queste casse di sinistra dovrebbero essere per il ritorno. Bravissimo, è facile da prendere. Ora
Lo sapevo, purtroppo. Non ho potuto. Ora sono stella. Sbrighi, vada a destra. E non esploda qua. Bravo, bravo. Prenda quel 2. Emma no, sta giocando male. A parte che qui non mi conviene, perché la TNT è verso di là. Puoi fare che prendi queste casse qui, poi tutto a destra. Vabbè, alla fine ci sono mille modi per fare la stessa cosa. Sì, questo livello, non essendo lineare, hai 87.000 modi di... Potresti anche all'inizio della gara andare tutto a sinistra, che c'è uno scorcio che ti porta poi dall'altro lato. Però non so se allunghi. Ma non così, però così già perdi tanto tempo. Questa tasca lì è, mi sa che è utile. Ora non si vede un cazzo, però. È lì. Sì, quella rampa prima del coso delle nitro, che contiene 3 casse da 2, potresti anche prenderla. Immaginavo che sarebbe stato tanto su questo livello, in realtà. Che bello, lo finiamo subito, così ci leviamo questo. Io non mi ricordo di aver avuto difficoltà in questa reliquia, potrei anche sbagliarmi, però secondo me c'è solo da concentrarsi su un percorso. Sì, bisogna trovare un percorso e bisogna prendere dritta quella rampa. Questa rampa a sinistra che ha 3 casse da 2, io la prenderei. È il tempo di prenderla. Ok, mo vai tutto lì. Ora potresti prendere queste casse, potresti anche fare, mi sembra, un'inversione a U verso le casse dietro quella rampa, ma vabbè. Sono... Minchia, quello squalo già ti aveva visto in ciabucca. Ok, quindi queste casse, poi... Ah, ecco, bravo. Le casse lì, e adesso dritto verso la fine, che è là. Con quella cassa, con queste casse qui, che è meglio. Ora ci sono le cose della stazione di Sandia e abbiamo l'oro, perfetto. Cioè, we have them. Mi pare che 19 secondi e 90 il platino. Benissimo. Ok. Bene. Ti mancano gli ultimi 2 livelli dell'ultima warp room sotto. E adesso... Adesso abbiamo un livello che è proprio... Non... Guarda, ti lasciamo commentare da solo, non parliamo per 10 secondi. Ci sono 2 gemme, una le casse e una è vincere. Ma ti lasciamo scoprire da te. Io ti consiglio di iniziare con le casse. Sì, inizia con le casse. Le fai lente. Livello 28. Livello 28. Maledetto livello 28. Quindi una è vincere e 2 sono le casse. Guardi lei e giuchi. Dove sono le... Prova a rimanere centrale per beccarle andando piano. Meglio se va piano, così non se le perde. Tu hai Serstate, era facile. Tu pensa noi poveri cristi con i platini, con il platino di questo livello. Ma lei è platinato. Come me lo ricordo. Anch'io me lo ricordo bene. Poi, allora, è una gran figata il fatto che le macchine ti vengono addosso, che sei contro gli UFO, cioè, è una cosa molto figa. Però è anche spaventoso. Al primo impatto. La seconda volta che lo giochi già ti sta sul cazzo sto livello. Sì, hai visto che le staccionate ti indicano dove stanno le buche. Sì. Sì, è un... È l'unico favore che ti fa Naughty Dog per aiutarti.
sono è l'ultima. Sì, ma tu stai prendendo le casse, non hai bisogno del tubo. Vabbè, ma mi sta per vincere. Voglio fare tutte e due. Ma guarda che secondo me è un po' impossibile. Un po' non lo so. Hai già iniziato lento, secondo me. Quindi ti conviene rimanere con le casse. Una porta testarda. Non so come mi è uscito questo riccone di Spiro 3. Lemme. La dieta di Lemme. Da Gerusalemme. La dieta di Lemme, lei chiama mio figlio Ciccione. Sono una... Ma dove fai? Paghi a riccone le 200 gemme. Ciao Spiro, sto vendendo degli schiavi importati dall'Africa, li vuoi? Paghi al coglione le 100 gemme. Ah, oh, Spiro, di nuovo nei guai, vedo. Dungeons and Dragon. Ma cosa vuol dire poi? Dungeons and Dragon non lo conosco. Penso fosse una citazione a caso a quel. A quel gioco. Io non so cos'è Dungeons and Dragons. Studi. È quello che doveva fare lei che sbaglia i verbi, ma. Capisco che lì in Calabria ci sono solo B&B e tatuatori. Devi fare come il nel codice della strada, dare la precedenza. E non la do. No, perché a lui non gli hanno insegnato questo, hanno detto chi arriva prima o meglio la giovi. E lo superi dopo se riesci. No, lui deve fare ambo le cose. Ormai ti sei inculato questo safe state. Ma non faccia ambo le cose. Ti concentri sul fare bene una delle due cose. Non fa niente, non sa fare niente. Non si preoccupi. Pare che c'è un pochino. Non capisco se li prendo tutte e due o no. No, non ne prendi manco. No, una la prendi, ma perché hai 5 punta, devono arrivare a 7. È così, infatti. Ah, le hai prese tutte e due e poi c'è il burrone. E poi c'è caduto. Bravo! Ah, ecco. Ma sei primo? Sì. Non riesco a vedere. Posizione domenico. Quante casse mancano? Ok, 24, quindi siamo a un buon punto. Qui ci sono tutti i turbo. Devi prenderli per forza. Adesso prendi la gemma. Ok, li ha fatti tutte e due. GG. Sono stato sbugiardato in diretta. E vai. Ok, adesso vediamo con. Adesso vediamo come te la cavi con la prova a te. Let's go. Dovresti anche portare. Vabbè, abbiamo portato adesso Spiro 2. Dovresti portare The Legend of Spyro. L'ho portato il primo. Devo fare il secondo. Eternal Night. Sì, la luce eterna. Poi deve fare anche il Drago Down. Io mi dissocio. L'alba del drago. Si legge Dawn. I mondi dimenticati. Spiro, devi andare. Solo tu puoi pigliare tutti i cazzi. I cazzi. Sì, tutto. Si spieghi. Trova gli scontrini e riportaceli, Spiro. Okay.
E proprio di tutti i punti, proprio a dire a romperci a Idru. Mi butta pure. Gli extraterrestri sono bastardi, sti UFO, sì. Questo è come se fosse un foreshadowing di quello che succede in CTR. Le corse e gli UFO. Cosa succede? Cosa succede in CTR? Cosa succede? Cosa succede? Ma no, non ti preoccupare che colpisci l'UFO, c'hai il turbo subito dopo. E poi fanno i rumori delle casse. Chi? Yuffie, sì. Sai che mi ricorda il suono delle selezioni di Crash Team Sanity? Guarda che non ti sta nel menu. È infatti lo stesso. No, ti sei fregato. Visto, per fare un minchione ti sei fottuto. Questo perché non riesci mai... Guarda che nervoso come fa venire. Ma che fai, 1.12? Potevi prendere pure il platino. Ora speriamo che possa prendere almeno l'oro con questo. Themselves. Lo rifaccio. Non si sbrighi però. Ma questo è colpa di reiniziare. Ah, non così, con il save state fatto nel punto sbagliato. Era giusto. Purtroppo hai fatto un errore. Purtroppo non sai giocare. Non sono una signora! Salute. Grazie. È divertente come la storia si ripeta. Ancora una volta Engie non è riuscito a sconfiggerti. Per questo noi dobbiamo farcela. Non mi sento bene in questi giorni. Io ancora una volta Engie. Bravo. Un po' meno bravo dopo. Attento a quella rampa e dove hai sbagliato l'altra volta. Io non ci sto credendo a cosa sto vedendo stasera. Mamma mia. Ho visto delle cose che voi umani non potete neanche immaginare. Tutto quel film l'ho visto in TV qualche giorno fa. E poi ricordiamo che la voce è di lui e di Sandro Iovino, quindi... La gaffa? Ehi, guarda che se la piglia tutta la macchina! No, ha preso il buffo. Ma lo sapete che se in Aladdin la vendetta di Nasira voi fate una specie di trucco nel menu, cioè premete dei tasti in un ordine e c'è il genio che esce in culo. Spero di non scoprire mai quella combinazione di tasti, allora. Non vorrei inserirla per sbaglio. Paz, sì, Express. Vedete? E non sa giocare. Tempo al burrone! Il porticello là! Dura troppo sto livello comunque.
È quasi finito. È quasi finito! Ancora un ultimo ritocco e siamo pronti a partire! Ben fatto, Coco! Ecco, arriva lui. È ora di scoprire se funziona. C'era un turbo lì, come? Vabbè, ce ne sono altri. Ben fatto, Cucu. Guarda che tempo lungo. Qua è platino, mi sa. Vediamo. Sì. Credo avrà fatto un Guinness World Record. Boh, ti manca l'ultimo livello che, conoscendoti, ti piacerà. Altra roba nuova, che The Rings of Lord. Questo è un riferimento a uno dei giochi di Naughty Dog prima di Crash Bandicoot. Oddio. Allora, uno e... No, lo prendi dopo il tempo. Ah boh, è uguale, può fare la gara e il tempo insieme. Allora, uno e la gara. Devi entrare dentro tutti gli anelli e battere Michel Hunziker. Sì. Attenzione che è veloce lei. Comunque, se entri negli anelli così ottieni il turbo giallo. Se fai la giravolta negli anelli ottieni il turbo viola, che è il più potente di tutti. Ma lui non lo fa la giravolta proprio col tempismo giusto, così. Ma lei ha mancato la cassa. Ma lui sta facendo le casse o le gare? Tutte e due, casse e gare. E devi battere le puttanelle che volano. Ma vai! Non mi sa che qua devo fare prima la gara. Fai prima le casse. La gara? Le casse. Se no basta che non fai la giravolta. Ma dove fai? E non gira. O se tieni premuto X puoi annullare il turbo se vuoi andare più lento. Ah, grazie. Ma non fare sempre il turbo viola, fai il turbo anche giallo, così ti regoli. Guarda dove vai! No, ma non... No, hai saltato delle casse! Ti ho detto che le casse le faccio dopo. Ah, lei sta vincendo. Anche se andavi per la corsa potevi fare anche la prova un po' insieme. Tanto se arrivi primo quasi sicuramente ottieni l'oro. Ottieni dem. Luru. Oh no, no, ma se lo dovessi rincontrare di Rocca lo prenderò immediatamente. Sprighi, ma cazzo vai? Questo livello è un po', tra l'altro, il l'anteprima di quello che poi in Crash 4 sarebbe la gara con Bern, la grande carta blu. Che poi quello è un orso che hanno pigliato così a caso dalla beta. il personaggio di un orso dei livelli polari, e non sapevano che farsene, l'hanno messo lì. Bel livello comunque. Sì. In Crash 4 c'è anche questo tipo di livello con le gare aeree, se ti ricordi. Sì, c'è, però sei col jetpack, con il copter pack. Praticamente il jetpack versione dei poveri con l'elicottero. Quindi kamikaze con l'eli. Oh santo piripino! Ti ha respinto. È successo tante volte anche a noi. È divertente come la storia si ripete. Eccolo là di nuovo, ancora una volta in G. Ma che cazzo. Ryanair. Come? Grazie per aver scelto di viaggiare con noi. Ma qua non ci sono casse del tempo? No. Poi puoi concentrarti su turbo e prendere i cerchi.
qui puoi allenarti nelle quattro piste, buona fortuna e vai forte. Cannola Airlines vi augura un sereno viaggio al popolo del nostro. Di Cannola Airlines. Cannola Airlines, viaggi che lasceranno il segno. Spieghi! Come Zaffiro? Non sa giocare. E sono andato forte. Qui puoi allenarti nelle quattro piste. E perché? Mira, se, io amo Sino Carraro quando si stupisce. Se attieni tutti gli stupidi della testa. Mancato loro. E quanto lo fa? Era 1.33.44 il tempo del loro. Per quanto non l'ha preso? Lui era sul minuto 1.33. Pare che se preme pausa può vedere i suoi tempi. Divertente come la storia si ripete. Questa è liquida, dai. Ma sei difficile Rings of Power. Comunque stavo dicendo qualcosa ma mi avete fatto dimenticare. Ah, questo qua è uno di quei livelli in cui il tempo dello sviluppatore non si può fare nella versione PAL perché non, il gioco non può muoversi veloce abbastanza. Tra l'altro io amo quando Siro Carraro si stupisce, tipo raccogli tutti i cristalli nell'arena, se li raccogli tutti vinci un premio. Wow, che premio sarà? Che dici? Dice, questa cosa mi ha sempre fatto ridere. Hai preso il platino, tanto. Loro. Ora! Il platino di questo livello in realtà è più tosto di quello che sembra. Ok, ora puoi fare tutte le casse. E dopo puoi andare un attimo da Coco che ti deve dire una cosa. Andavo ecco, usa... Premi X per frenare e tieni premuto spara per colpire le prossime. Vai con calma e lascia l'anello. Ah no, l'ho preso. Se, vabbè, se lasci l'anello, prima prendi le casse e poi torni a prendere. Puoi tornare indietro, non è che c'è un tempo, puoi tornare indietro. È la moto che devi andare per forza dritto. Ma se spari i palloncini le perdo. Se spari i palloncini le perdo le casse. No, ma quello che ti sto dicendo è che puoi tornare indietro, puoi girarti, è un open world. Non è come la moto che devi andare dritto, non puoi fare retromarcia. Quindi torna indietro e prendi la nitro. Tanto se arrivi ultimo non importa, ma qua puoi tornare indietro, è un livello dell'aereo, cioè so che fa... Mi sa che hai mancato le nitro comunque. Comunque so che mi faccia parlare. So che vedendo così sembra una gara, ma cioè che lo è effettivamente, ma in realtà basta che vai avanti, cioè puoi tornare indietro e come gli altri livelli degli aerei. Quante casse sono? Premi un attimo triangolo e perché io non mi ricordo. 33. Se sì, alla fine ne vedi 32, sai che è un amico. Che... Tanto puoi tornare indietro se mancano passi. No, ma l'ha presa poi dall'altro là, all'angolo. Ok. Vinci una reliquia. Le ha prese tutte lei. Ok. Ha mancato solo il traguardo. Bene, adesso vado da Coco. Ma devo fare quel livello con le gemme. Sì, ma già che ci sei, passa un attimo da Coco. Sexy lady, questa è la gemma extra che ti dà se hai preso le reliquie meno tutte d'oro. Ah, che figata. Boh, ti dovrebbe mancare, mi ero dimenticato, solo la gemma di bug a bug's life. Sì, livello 25, l'ultimo. Sì, e poi abbiamo... mi ero dimenticato.
E poi devi andare di nuovo a battere Cortex. Ah, ok. Che figata. Sì, per il finale completo. Insomma, il finale vero, quello là da cui poi parte Crash 4. Si era buggato il gioco. Adesso dopo c'è il filmato. Sì, è vero, Bandicoot mi ha portato i cristalli e le gemme. Sembra... è buggato. Ah, come è buggato? Senti, hai un salvataggino manuale. Mm-hmm. Nella e riavvio il gioco. Sì, fai il salvataggio qui. Sì, è vero, Bandicoot mi ha portato. Adesso proviamo a riavviare il gioco. Il mondo come lo conosciamo sta per finire. E adesso vai là. Mi stavo cagando. Certo, se il gioco si bugga proprio lì alla fine. Bug light. Bug light, infatti. Dove devo andare? Devi Vai. Andare lì dove c'è la piattaforma della gemma blu. Ah, sì. Poco più avanti. Puoi rompere i checkpoint. Proprio lì dovevi andare, lì la piattaforma là sotto. Vabbè, dai, già è tanto che non si è buggato sto livello. Ora. Ecco, prendi il checkpoint che sta lì. Aku Aku. Sì, adesso prendi due Aku Aku che servono sempre. Ecco, adesso vai nella piattaforma blu. Non ti serviva. Questo percorso formato da tutte le gemme colorate è una cosa che c'è anche in Crash 2, è ripresa da lì. Sì. Ricorda che hai anche il bazooka se ti serve. Mm-hmm. Ricordati che il Dottor Cortex non è il solo. Esatto, ricordati anche quello. Quante sono le gemme colorate? 5. 6 solo nel primo Crash Bandicoot. Warped. Crash Bandicoot primo Warped. Primo Warped. La gemma arancione che poi non si vede più negli altri giochi. Il Generator Room. Domenico si passava l'infine su The Lab. Vuoi? Hai passato l'infanzia su The Lab. Ma alla fine l'hai finito quel livello? No. Qual è The Lab? È il laboratorio, letteralmente. Dico, qual è il livello? È l'ultimo livello prima di The Great Hall. Bravissimo. Che poi c'è il boss. No. Questa versione tremolante. No. Sì. Ho anche la versione disoccupata di Bentley. No. Ah, eccola. Si spegne questa gemma rossa. È la gemma rossa che serve solo per il finale. Qui ho sempre avuto ansia quando saltavo su sta piattaforma, perché è messa lì a trabocchetto che se muori devi ricominciare. Logico. Mo c'è il filmato, stiamo zitto. I livelli spariscono e c'è solo la piattaforma del corteccio. Del corteccio. C'è il filmato ora, state tutti zitti.
vero, Mantipod mi ha portato tutti i cristalli e le gemme. Il potere supremo mi appartiene, il mondo, come lo conosciamo, sta per finire. E cambia immediatamente a un modello meno dettagliato. Dice quello che deve dire, poi... Oh no, il budget! Il boss è pressoché lo stesso, non so se è più difficile. No, è uguale. È uguale. Anzi, considerando che hai pure il potere della super corsa, forse è più facile così. Vabbè, non è che è così utile la corsa. Sì, diciamo quando ci sono Aquaku e Uka Uka che vanno in giro tipo col tornado e magari è utile come mezzo per spostarsi in fretta. No, soprattutto se vai dove si bisticciano. E volevi mettere pace. Ma lei è Papa Francesco che c'è troppa in giro. No, no. Si dice. E l'ha detto lui, ha detto il Papa. Perché? Giurie. E Piero della Francesca. Dove andiamo a combattere? Lì, sul protagonista. No! Il potere supremo mi appartiene, il mondo come lo conosciamo sta per finire. È proprio lava. Si mette proprio dove non deve stare, Domenico. Finisca di farsi le pugnette, se le fa dopo lei su Vilma Goic. Su qui? Su Vilma Goic. Lei proprio esplode. Fine del gioco. Filmato. Dimo, diventa una neonata. Non è possibile, no! Prigioniero del tempo di nuovo! Ah! La macchina risucchia tempo è esplosa. L'abbiamo scampata bella. Lottano da neonato. Dammi la maschera! Mi serve per dominare il mondo! Dai! È difficile dire che cosa sia successo ai nostri nemici. Ma dubito che li vedremo per un bel pezzo. Qui alla fine dei titoli di coda, nella versione americana e giapponese, escono i tempi degli sviluppatori. A noi no. E perché? Perché noi siamo scarsi. Mi sembra giusto. Comunque, il Crash 4 parte da qui. Sì. Solo con loro cresciuti, però come si nutrivano? Il modo in cui mastichi. Un po'. Vabbè, si velocizzi. Ciao, intanto staccavano qualche pezzo di fogliame dalla barba di Ukau. Tra l'altro mi ha sempre fatto ridere come Baby Cortex c'ha la N minuscola al posto della maiuscola in sì. Testa. E boh, l'ha finito. Per salvare la partita. Che stai facendo con Coco? Tua sorella. Per favore si fermi, lei è un uomo sposato. 105%. Padre di famiglia. 105%, sì. La percentuale massima. Ah, che bello. Abbiamo finito Crash 3. Molto bello sempre Crash 3. Già. È sempre il migliore.
È difficile dire che cosa sia successo ai nostri amici. Io ho conosciuto. Io ho conosciuto Crash 3 come primo Crash. Anch'io. Ok, niente. Prossimo gioco, Obi-Wan Kenobi. Ok. Ma hai finito il pisello ieri? No, mi manca il boss finale. Sì. Grazie a tutti e due per aver seguito questa live. Certo. Grazie. Grazie a voi per la compagnia. Sbaglio o in live entra Hermes ogni tanto, Giampi entra solo per salutare, ma non c'è quasi più nessuno. Come mai? Siamo diventati inascoltabili. Quello che dice sempre i possibili. No, ma sarà Stefano che ci puzza. Ma sono sempre stato io il problema. Io? No, no, no. Abbiamo finito. Perfetto, no, secondo me il gioco. Il gioco è... il gioco... Dici, sono un po' stancati di vedere sempre Crash della PS1 che lo conoscono tutti. No, ma più che altro mo l'abbiamo fatto in seconda serata, ma secondo me è una questione più di, non lo so, tipo, sì, di curiosità del gioco. Se porto un gioco nuovo, secondo me se c'è più interesse. Vabbè, ma questo dovevamo farlo perché era l'unico che mancava. No, ma io continuo sempre per la mia strada, non è che miro ad avere visibilità. Il mio scopo è divertirmi insieme a voi. Insieme a divertirsi. È stato divertente giocare in allegria. E niente, dai, si è fatta pure una certa. Quindi domani c'è Ghost Runner, che potrebbe essere anche l'ora sua. Quindi può darsi che lo finiamo. In seconda serata, se c'è Chris Stefano, facciamo il sorteggio dei giochi online, se no scelgo io. Se no ti posso dire il sito, lo fai tu il sorteggio. Benissimo. Benissimo. Potrebbe essere... Allora, il sito si chiama Wheel of Names. Wheel of Names. Aspetta, lo prendo subito. Wheel of Names. Bene. Dovresti fare anche Resident Evil 4 Remake. Ma ho intenzione di tenerlo poi. L'ho incollato su Discord. Perfetto. Se no, voglio che lo fai tu. Se ti dico adesso dei giochi, sì. Lo sorteggi già adesso per domani. Ok, dimmi i giochi. Allora, Fortnite. Sivrally 2, che si scrive Kivalry con la Y. Ah, ho capito. Chivalry 2. Sì. Splitgate. Bello. Splitgate. The Finals. The Finals. Multiversus. Multiversus. Sì, Crash Stefano 2, Counter Strike 2. Ah. CS2. Apex Legends. Apex Legends. Mordau. Mordau. Che ha vinto la scorsa volta, eh? Rogue Company e Valorant. Rogue Company e Valorant. Valorant è un'altra cosa, Sì. Ok, vada. Ok, adesso io metto la condivisione schermo per farvi vedere che nonostante io abbia interesse in... qual è quello giusto? Wheel of Names, ok. Metterò sul schermo... la ruota, così la vedete. Sì, la vedete, per farvi vedere che non sono completamente imparziale. Ok, vediamo. Via.
sta vedendo anche Twitch? No, solo io. Ah, peccato, sarebbe stato divertente. Chivalry 2 rimosso. No, 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 questo è proprio il gioco che volevo portare. Ma come? Così non è divertente. Volevo fare che lì eliminazione. Allora, questo è quello che porto domani. Mentre mo quelli che esce per esclusione all'ultimo è quello di dopodomani. Vai. Ok, allora continuiamo finché non... Quindi The Chivalry 2 è quello che ha vinto, che è rimosso. E adesso aspetta che lo ci muoviamo il prossimo. Aspetta. Lo sto mettendo su Twitch. Ah, scusa. No, tranquillo. Aspetta. Valorant, via. È uscito Valorant, questo qua devo rimuoverlo. Ok. Se tu vuoi vedere la live, c'è il tuo schermo ingigantito. Ok, quindi Valorant squalificato. Sì, anche se lì c'è scritto vincitore. È un vincitore che ha vinto la sconfitta. Perché non sa che gioco giochiamo. Prossimo. Ricordiamo che... Oh no... Via Multiversus. Ecco, io sono imparziale e accetto di rimuovere Multiversus. Quindi vediamo il prossimo contendente per il prossimo gioco della live. Via. The Finals non arriva in finale. Ah, sono simpa. Bel gioco di parole. Brutto gioco di parole. Vediamo. Freccia rossa, la testata. Fortnite, via. Ecco. Diciamo addio a un po' di visualizzatori casuali. Prossimo. Chi che fa i fuochi d'artificio a quest'ora? Apex Legends. No, sono io che ho preso la gemma da cuoco. Apex Legends via. Rimangono Mordau, Rogue Company, Splitgate e Crash Stefano 2, Counter Strike 2. Ok, vai. Aspetta, okay. Vabbè. Sì. Ho visto che c'è mischia in alto a destra. Magari dai una mescolata pure. Ah, interessante. Mordau è stato eliminato. Dov'è Mischia? Sopra. Sale. Ah, ok. Fatto. Vabbè, con tre è un po' noioso, però. Vabbè. Vai. Fatto. Alla tua. Vediamo cosa esce. Via con Stefano. Che esco dalla chiamata. Ora aspetta, quello che esce vince o quello che esce escluso? Quello che esce escluso e quello che rimane vince. Vai, via. Per poco viene rimosso Splitgate, rimane solo Rogue Company. E quindi vince Rogue Company? Sì. Ok. Il primo che è uscito era Valorant, com'era? Il primo era... No, vabbè, il primo è stato quello che faccio domani, che è Silverly. Esatto. Che? Che? Qual è il primo che fai domani? Il primo della seconda serata o il primo della prima? Della seconda serata? Silverly. Ok. Mentre dopodomani, ahimè, è uscito Rogue Company. È vero che proprio a lei lei è un Rogue Company? No. Ok. Perfetto, ci siamo divertiti un po'. Niente. Giusto un po', senza già.
niente, raga. Io direi di staccare. Ci vediamo domani con Ghost Runner 2. Buonanotte. Buonanotte. Divertitevi.